Benvenuti cari telespettatori sul nostro canale, canale 111, sul nostro TG. Siamo con Antonio Online, caro Antonio. Benvenuti a tutti quanti, ovviamente, il nostro TG Tour che si trova sempre per strada. Anche oggi abbiamo approfittato per tornare qui a Decimo Mannu. Nella puntata di ieri avete visto la storia della famiglia Hussein, che purtroppo rischiava di dormire per strada. E invece il sindaco, poi dopo sensibilizzato anche dalla nostra emittente, dalla nostra, per così dire, incursione, per la verità molto gradita, insomma nessuno ci ha detto ma come mai siete venuti qui, anzi ci hanno accolto molto bene. Ecco, il sindaco si è dimostrato molto disponibile, pagherà lui la parra per l'appartamento nuovo della famiglia Hussein, diciamo che missione compiuta, speriamo. Sì, auguriamocelo, anche perché poi dopo il sindaco è una persona gentilissima, ricordiamo anche il suo nome. È Luigi Porcedu, il dottor Porcedu, che insomma ci ha garantito che prima o poi questi giorni la questione si risolverà. Cari amici, io passerei, caro professore, sì, alla nota di stampa, alla nostra breve rassegna. Tirrenia, tasto dolente. Pili ribatte al ministro Passera: lo Stato non faccia come Schettino, cioè non abbandoni la nave, non abbandonateci, cari ministri, alla triste vicenda della Tirrenia. Oh, e sappiamo di che cosa stiamo parlando. Poi andiamo avanti, cari amici, inno italiano obbligatorio nelle scuole, i sardisti non ci stanno. Lei invece, professore, come la vede? Ma certamente comunque una prerogativa molto americana, insomma, io non vorrei prendere insomma le brutte cose degli Stati Uniti, però insomma l'inno italiano penso che andrebbe bene. Ecco, invece i sardisti dicono: il nostro inno è procudare e moderare, sì, barone sa tirannia. Sì, però potremmo anche insomma declamare entrambi i versi, entrambe le, questi due inni, sia quello italiano che quello sardo. Perfetto, professore, stasera la casa l'accompagno io, non vorrei che prendesse colpi dai. Dagli indipendentisti. Sono molto salamonico. La difendo io, perfetto. Allora, attenzione signori, eccoci qua, l'ultima notizia invece che Cellino non abbandonerà la nave come ha fatto Schettino. Con me al timone non si andrà mai in Serie B, anche se dice, beh, vabbè, un po' di rischio c'è. Ma passiamo al problema dello stadio, perché Cellino ha anche il problema dello stadio, e per questo se ne è occupata la nostra buona Ilieva, per essere di Cagliari, chiedendo ai cagliaritani che tipo di stadio vogliono e soprattutto se ritengono sia necessario rifare lo stadio. Vediamo il servizio, a voi Veronica. Ringrazio per la linea TG Tour, siamo qui nelle vie di Cagliari per chiedere cosa ne pensa la gente per il fatto che il metà dello stadio di Sant'Elia è chiuso, è stata chiusa la curva sud e i distinti, e nello stesso momento non riescono di decidersi dove fare il nuovo stadio. Andiamo a vedere cosa ne pensa la gente. Salve, la metà dello stadio di Sant'Elia non è utilizzabile, secondo lei c'è bisogno di un nuovo stadio? Da cittadino e tifoso, anche se non frequento lo stadio, sì, il Cagliari merita di giocare in uno stadio, in un impianto nuovo e funzionale. Non voglio entrare in merito alle questioni di società e comune perché non le conosco, però per me il Cagliari deve giocare in uno stadio almeno decoroso per i tifosi e per chi va a vedere le partite. Pensa che potremmo arrivare al punto di farsi un stadio privato come hanno fatto i Juventini? Se qualcuno vuole investire in questo modo, perché no? Ma penso che Cagliari abbia bisogno di uno stadio decente. Quello attuale sia proprio indecente, sia una vergogna per la Sardegna e per la città di Cagliari. Quindi spero che riescano a costruirlo o a Elmas, oppure sarebbe ancora meglio al posto del vecchio Sant'Elia. Questa sarebbe secondo me la soluzione migliore, spero che alla fine trovino un accordo il sindaco Zedda e Massimo Cellino. Cagliari Inter si possono trovare delle difficoltà visto che la metà dello stadio è chiuso? Sicuramente sarà un problema perché queste partite richiamano tantissimi tifosi e molti non avranno la possibilità di entrare allo stadio, quindi questo sarà un danno per la società, per il Cagliari e per i tifosi che incolpevolmente sono vittime di questa situazione. Salve, cosa ne pensa per lo stadio di Sant'Elia che la metà non si può utilizzare? Come faremo per il prossimo big match? Guarda, io ti dico la verità, non me ne intendo tanto di calcio, però penso che comunque dovrebbero darci una mossa per avere uno stadio decente, perché
già diciamo, i nostri tifosi non stanno andando a vedere la partita, se continuano così non ci andranno nessuno, neanche i giocatori a questo punto, dovranno andare a giocare direttamente in qualche campo sportivo che c'è direttamente qua dentro Cagliari, come la Salle e altri campi sportivi che ci sono qua in zona, se continua così. Arriviamo al punto di farci un stadio come ha fatto la Juve, tutto indipendente? Non sarebbe male, però purtroppo ci sono tante cose, tanta burocrazia che ci sono oggi come oggi, che se non hai diciamo il calcio nel culo non puoi fare niente. Speriamo che Cellino riesca a risolvere, a fare qualcosa tramite diciamo le sue conoscenze, ecco. Beh, diamoci una mossa, abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Cari telespettatori, ci è arrivata subito la notizia qui, proprio l'ultima ora, che da parte del sindaco Luigi Porceddu, sindaco di Decimomannu, ha concesso per una settimana alla famiglia Hussein di stare. La famiglia Hussein di rimanere, quindi è il momento, vero, professore, di fare un appello assoluto. Sì, chiamate in redazione, chiamate dove volete, chiunque abbia una casa da affittare a Decimomannu, ovviamente, perché i bambini studiano qui, ormai la famiglia Hussein si trova qua, loro non hanno nessun problema. L'ingresso, come si chiama, la cauzione la paga il sindaco, loro hanno i soldi tranquillamente per pagare l'affitto. Avvisateci al numero 339 850 1788. Cittadini di Decimomannu, aiutiamo questa famiglia. Sì. Abbiamo una settimana di tempo per trovare questa casa, giusto? È vero, io direi di attivarvi, ma soprattutto ecco, facciamo solidarietà in casa nostra per una famiglia che sono diventati i nostri conterranei. Guarda, io Hussein lo conosco da 20 anni, cioè, se non posso garantire io per sono lui. Sono diventati sardi. Sono sardo, sono più sardo di me, chi stiamo su sardo. Oh, torniamo subito alla nostra rassegna breve, ma sempre molto, molto gradita ed efficace dai nostri telespettatori. Eccoli qua, Mura Vera Blitz all'Istituto Agrario, studente in cella per spaccio di droga. Succede anche questo. Le ricordo anche che oggi è la festa della donna, sì, caro sì, professore, sì, sì, l'8 sì, marzo sì. Al Binaghi, visite gratuite a tutte le donne. Anche questo è un modo intelligente per fare prevenzione e col sorriso sulle labbra fare qualcosa di bello. Sì, io poi dopo vedo che ci sono tanti eventi, soprattutto dove il soggetto e la protagonista è la donna. È la donna. Subito l'altro servizio al ARD, che significa la terra. Ecco, si parla di Palestina, si parla di associazione sardo-palestinese. Vediamo nel servizio di Kevin, intervistato il presidente di questa associazione, che in questa occasione presenta una rassegna filmografica, una rassegna di cinema palestinese. Vediamo subito il servizio di Kevin Lai. E sarà una settimana intensa per il decimo festival Al Ard, il decimo festival internazionale del cinema documentario arabo-palestinese. Con noi oggi Fasim dell'Associazione degli Amici Sardegna Palestina. Vuoi parlarci un pochettino di questa rassegna, di che è arrivata ormai alla decima edizione? Certamente, questa rassegna è il Festival del Cinema Documentario Palestinese Arabo, organizzato dall'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, che opera a Cagliari in Sardegna da quasi 15 anni. Si interessa sempre dell'aspetto sia politico che culturale del mondo arabo della Palestina. Siamo arrivati con questa attività alla decima edizione del Festival Al Ard, che appunto significa in arabo la terra, che è dedicato appunto alla terra palestinese. Quest'anno abbiamo anche voluto di arricchire il festival con altri momenti musicali e letterari. Dopo l'inaugurazione, la visione di tre film documentari sulla Palestina, dedicata appunto a Gaza, che cominciamo con il film Piombo Fuso. Lei ha parlato giustamente della primavera araba, quindi diciamo che il cinema, come anche fonte e veicolo per lanciare certi messaggi o per documentare e raccontare certe storie, può essere usato o verrà usato in questo festival per insomma fare il punto e informare di più, far vedere magari un altro volto di quello che è successo durante la primavera araba. E la comunità palestinese qui in Sardegna, o comunque la comunità medio orientale, come ha reagito appunto a questo evento, diciamo, epocale? Allora, naturalmente il festival in generale, l'obiettivo del festival appunto è quello di raccontare quello che non viene raccontato normalmente nelle mass media, nel mezzo di informazione
a massima diffusione, e quindi noi diamo un spaccato particolare della vita della Palestina e del mondo arabo. Per quanto riguarda la primavera araba, sicuramente è un momento logico di liberazione, un momento di ribellione da parte dei popoli arabi per dire basta, cioè basta una vita, una diciamo, dittature che ci sono state e che ci sono ancora. Diciamo, è un momento ancora di discussione e di fermento anche nella società araba intera, nel momento, cioè nel mondo arabo, perché ancora le cose non sono chiare. Perché c'è ci sono un maggiore coinvolgimento da parte della cittadinanza di Cagliari, i sardi insomma si interessano, cercano di conoscere di più del mondo medio orientale, più di prima o meno di prima? Sicuramente il nostro festival è ormai, diciamo, è un dato di fatto, è una cosa consolidata a Cagliari, cioè nell'ambiente culturale di Cagliari. E il pubblico sardo, per dire la verità, per non essere modestamente, addirittura molti l'aspettano il festival, quindi cioè, attendono il festival che arriva, quindi allora questo ci dà anche la forza di andare avanti, di organizzare ancora sempre meglio diciamo, il festival, perché sicuramente i film che facciamo vedere nel festival nostro è molto difficilmente che vanno in grandi circuiti e molto difficilmente che verranno visti in altri modi. E come ospiti, come anche facendo parte della giuria, abbiamo il grande poeta e scrittore palestinese, anche critico cinematografico, Ibrahim Nasrallah, che viene dalla Giordania e lui fa parte della giuria. Viene anche Monica Maurer, che è una regista tedesca che vive in Italia, quindi viene anche lei come madrina del festival ogni anno. Abbiamo anche un'altra cosa importante, che quest'anno è una collaborazione con Al Jazeera, che è il canale diciamo, famosissimo, che partecipa Al Jazeera Documentary, insomma, partecipa anche con film che al concorso nel festival. Quindi verrà anche il capo, diciamo, il direttore editore della rete, diciamo, dei commentari del Jazeera, no? C'è stata una proposta, insomma, dalla giunta comunale di creare appunto una consulta sugli immigrati, quindi per dare voce a tutte quelle comunità che qui all'interno, insomma, del panorama cagliaritano non hanno la possibilità di esprimere un voto, ma che sono presenti e vivono e condividono con i cagliaritani la vita di tutti i giorni della città. Come ha reagito, insomma, la comunità, o se ci sono proposte appunto per quanto riguarda questa consulta elettiva che, insomma, darà un contributo anch'essa alla crescita di Cagliari? Allora, sicuramente sì, c'è una proposta molto positiva, molto interessante, anzi era diciamo, cercata auspicabile da parecchio tempo. Questa è la realtà, diciamo, che il sindaco sia sensibile, sicuramente sia ancora più sensibile la giunta comunale, anche il consiglio comunale è nuovo, cioè per dare anche una voce ai nuovi cittadini di Cagliari, che io dico sono, cioè non sono extra come, ma sono nuovi cittadini di Cagliari, portano un bagaglio culturale, religioso e di vari aspetti anche economici, che partecipano alla vita, di tutta la vita sociale, economica, politica e culturale di Cagliari, quindi fanno parte del tessuto sociale di Cagliari, quindi giusto che vanno consultati, giusto che vanno ascoltati e sapere anche le loro esigenze, se ci sono esigenze particolari. Oh ragazzi, siamo tornati in onda, eccezionalmente tengo la clip in mano perché stiamo chiudendo con il nostro ospite, il signor Hussein. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, Hussein. Sì, troppo contento Antonio, contento salutare voi, salutare tutti, perché sono già contento, risolto tutti i problemi. Perfetto, vai. Grazie. Diciamo che per il momento abbiamo avviato i problemi, adesso sì. Si tratta di trovare una casa, abbiamo una settimana di tempo, professore, ce la faremo. Ma sì, certamente ce la facciamo, perciò ringraziamo l'amministrazione di Decimo Mano, ma soprattutto del dottor sindaco Luigi Porcetto. Luigi Porcetto, che gentilmente ha trovato una soluzione ragionevole. Abbiamo un pubblico oggi meraviglioso, tutti ci guardano. Quindi chiudiamo questo telegiornale in maniera anche allegra, ragazzi, perché c'è da festeggiare. Vi ricordo che su Playboy a marzo ci sarà Melissa Satta. Comprate un numero, tu te lo copri il numero di Playboy, ci aspettano altre cose. Brigarini. Facciamo appuntamento per domani, ragazzi. Salutiamo tutti quanti il TG Tour. Ciao. Ciao. Arrivederci. Grazie.